Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Kontakt, il flagship plugin presente all'interno del pacchetto Complete di Native Instruments. In particolare stiamo testando l'ultimissima versione, la 5.8.1, compresa nel pacchetto Complete 11. Per chi ancora non conosce Kontakt, non sa come utilizzarlo, vi basti sapere che è un plugin Instruments, quindi viene caricato negli slot degli Instruments di tutte le DAW e al suo interno ospita diversi tipi di librerie assemblate sia da Native Instruments sia da fornitori di terze parti che possono in questo caso sfruttare il motore di Kontakt per poter far suonare i propri samples. Le librerie possono essere di varia natura, librerie di batterie elettroniche, librerie di archi, librerie di pianoforti, oppure di effetti speciali, di loops, di bassi, di chitarre, eccetera, eccetera. Quelli forniti di serie da Kontakt non sono assolutamente da scartare, anzi, partendo dalla libreria di base contenuta all'interno di Kontakt, chiamata Factory Library, possiamo scegliere con una certa dimestichezza una quantità impressionante di librerie già pronte riguardo appunto nel caso di band avremo gli horns, acoustic pianos, electrics, organ, guitar, bass and drum kits, ma possiamo anche scegliere appunto tra i cori, per cui voci da soprano, alto, tenore, eccetera eccetera, i sintetizzatori, per cui pad già pronti e altri tipi di synth monofonici o polifonici o batterie sintetiche in questo caso. Per caricarli all'interno dell'interfaccia di Kontakt dovremo semplicemente cliccare su quello che a noi interessa e trascinarlo nella pagina di caricamento. La libreria verrà caricata e i suoi samples all'interno sistemati in base a quello che appare qui sotto nella tastiera. Selezioniamo il nostro drum kits e vediamo che già i tasti colorati vengono evidenziati. Ogni colore rappresenta, come vediamo nella scritta qui in basso, il nome del samples o le caratteristiche che il tasto assume all'interno della libreria, come ad esempio potremmo trovare dei tasti chiamati appunto key switch che ci permettono di spostarci su altri samples all'interno della stessa libreria. Bass drum, snare, quelli azzurri evidenziano gli effetti. Ovviamente caricando poi Kontakt all'interno del Complete Control che abbiamo già visto in un altro video troveremo gli stessi identici colori riportati esattamente in questo modo sulla tastiera S49 o S61 MK2. Ho già caricato alcune librerie all'interno della mia istanza di Kontakt, ma cerchiamo di analizzare prima di entrare in contatto con i tool di utilizzo l'interfaccia grafica di Kontakt. Le librerie vengono installate attraverso il sistema Native Access, nel quale dovremo, nel caso di Complete 11, semplicemente loggarci al nostro account, nel caso di librerie di terze parti aggiungere il codice di registrazione nella finestra di Add Serial. In questo caso aggiungendo il codice di registrazione della libreria ospite o della libreria di terze parti, il nostro computer verrà autorizzato e quindi il Kontakt residente nel nostro computer verrà autorizzato ad utilizzarle. In caso contrario, la libreria non potrà essere caricata nel Kontakt. Torniamo nell'interfaccia. Abbiamo qui in alto una sezione appunto chiamata Browse, dove possiamo scegliere librerie, files, database, expert, automation. La sezione librerie ci mostra appunto le librerie installate nel nostro Native Access. Nel mio caso ho diverse librerie Spitfire che analizzeremo anche nei prossimi tutorial. Sono secondo me le migliori librerie per orchestra attualmente in commercio. Le librerie orchestrali di Kontakt residenti all'interno di Complete, i pianoforti, Giant, una corda, Drum Lab, eccetera, che già sono nel pacchetto di Complete 11. Poi Evolution e Revolution che abbiamo già visto recensiti in altri tutorial sempre sul mio canale. Ogni libreria, come vediamo, fa riferimento ad alcuni strumenti in particolare. Per accedere all'interno della libreria, per esempio, clicchiamo su Instruments e abbiamo la possibilità poi di trascinarlo direttamente
nell'interfaccia. Qualora dovessimo cercare uno strumento in particolare, possiamo andare direttamente nella sezione database e possiamo accedere direttamente a una scelta e a una ricerca più approfondita degli strumenti contenuti in tutte le librerie che abbiamo installato. Ad esempio, per tipologie possiamo scegliere pianos e ci verranno evidenziati tutti i tipi di pianos presenti all'interno delle nostre librerie con le varie opzioni. Oltremodo possiamo scegliere direttamente lo strumento a cui facciamo riferimento, per cui cliccando su questo spazio possiamo scrivere ad esempio arpa e ci verranno evidenziati tutti gli strumenti residenti all'interno di tutte le librerie che contengono un'arpa. La trasciniamo e abbiamo già a disposizione la nostra arpa per poter essere suonata. Le librerie possono essere residenti sull'hard disk principale del sistema operativo oppure possono essere installate su un hard disk esterno o residente all'interno del computer o proprio esternamente al nostro computer. Ricordiamoci che cliccando su Database Options possiamo scegliere dove si trova in questo caso la nostra libreria, selezionare il volume, fare Add, scegliere navigando all'interno degli hard disk fin quando raggiungeremo la cartella contenente le nostre librerie. Automaticamente verrà poi scannerizzato l'hard disk e le librerie aggiunte al menu. Sempre nel menu option possiamo scegliere le librerie importate, la memoria assegnabile in base a quanta RAM disponiamo all'interno del nostro computer a contact, la possibilità di configurare il nostro motore audio. Nel caso specifico, di default il volume dei nuovi instruments viene resettato a meno 6, quindi non parte da zero immediatamente. Un CPU overload protection per evitare di sentire i clip durante il playback qualora stessimo stressando troppo il processore. La scelta dei cores da utilizzare. La possibilità di inviare i nostri messaggi MIDI all'esterno di contact. E la possibilità di scegliere la qualità del sound della libreria nel momento di mixdown. Tralasciamo la sezione expert e automation per analizzarla in un altro episodio. Nella sezione di destra troviamo in alto l'icona del floppy disk che ci indica appunto la possibilità di creare un nuovo strumento da zero e poterlo creare con i nostri samples trascinandoli all'interno. Anche questo lo analizzeremo in un tutorial apposito sul come creare uno strumento di contact o un nuovo instrument bank, ossia un banco che contiene gli strumenti già caricati. La possibilità di load per caricare gli strumenti direttamente dal menu. Su load recent troviamo quelli che recentemente abbiamo utilizzato all'interno di contact, il save as per salvare gli instruments o la multi, ossia la patch intera di tutti gli strumenti. Le altre opzioni fanno riferimento alla qualità dei samples che verranno compressi per il salvataggio. Il purge è una delle parti più interessanti di contact e fa riferimento alla quantità di samples della libreria che vengono caricati all'interno di contact e effettivamente utilizzati nell'arrangiamento. Possiamo infatti alleggerire la libreria cliccando su purge all samples. Ci permette di caricare, anzi di far caricare alla libreria solo ed esclusivamente i samples che fanno riferimento alle note suonate, quindi evitare quindi di sovraccaricare la memoria con tutti i samples della libreria che magari non stiamo suonando all'interno dell'arrangiamento. Proseguendo a sinistra troviamo le opzioni relative appunto all'engine di contact, al tipo di interfaccia, quindi la dimensione, l'autorefresh browser, la lingua, l'engine, nella sezione load import il tipo di files accettati da contact, ad esempio rex files o waves, le opzioni di database che abbiamo già visto, la memoria, quindi la possibilità di utilizzare la RAM fino a un certo punto. Vi ricordo che contact inizialmente richiede almeno 4 GB di RAM per poter essere avviato, nel mio caso ne ho a disposizione 32, quindi verrà automaticamente aggiornata. Spero che questo breve excursus su contact vi abbia stuzzicato l'appetito e invogliato nell'utilizzo di questo fantastico sample player. Le librerie che troverete a disposizione da terze parti sono tantissime e anche nel settore free. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!